Commendatore, è proprio una questione di diritto, vero? Ma insomma, si può sapere chi è lei? Chi so io? Diciamo che sono l'avvocato della ragazza, commendatore. L'avvocato? Beh, vabbè, io non c'ero, perché quando ci sono io sta cosa non succede. La ragazza, dopo l'aggressione, si è dovuta licenziare, ha perso il posto. Allora io dico, vero, a titolo di risarcimento, di liquidazione, di buona uscita, commendatore, lei ci dà 200.000 lire e io? Tutto è sistemato. Perché senza mai la cosa venisse all'orecchio di sua moglie, che lei si è data a fare che commesse, commendatore. Di mia moglie? E sta bene. Mi fa ridere, giovanotto, mi fa ridere. Ma lo sa quanto tempo è che sono sposato io? 25 anni, ha capito? Giusto sabato c'ho il pranzo delle nozze d'argento. Mia moglie, ancora gelosa. Mi fa ridere. O se poi crede di intimorirmi con questi ricattucci, sa che faccio? Che fa? Telefono, in questura, e la faccio arrestare. Ma come io voglio conciliarla mi fa arrestare? Allora non ha capito, commendatore? Ma ho capito tutto, ho capito. Solo che con me, niente, non c'è niente da fare. Non c'è niente da fare, allora mi permetta, commendatore, di porgere i miei complimenti, vero, alla sua signora per il 25esimo anniversario di matrimonio. Commendatore, bravo, commendatore. Perché? Com'è Cestelli? No, lui è buono, è solo che la colpa è anche vostra, signora Mara. Mia? E perché? Sì, voi non siete gelosa. Allora la gente dice, sai, quello c'ha la commessa buona, a moglie ne è gelosa. E chi mi ha detto che io non so gelosa? Ma che siete gelosa, sulla mano? So gelosa? Ma io... La Cestè. Oh. Ma io te cavo l'occhi se venga a sapere che te dai da fare con le commesse. Ma che caso? Sì! E allora, Soramà? Allora... Allora che? E ora di finirla, va bene? Se no facciamo notte con questi discorsi e non abbiamo fatto nemmeno un brindisi, eh? Cestè, lascialo parlare. Chissà che non venga a scoprire qualche cosa. No, signora Ma, ha ragione il commendatore. Qui se andiamo avanti con questi discorsi facciamo notte. Perché se continuassi a parlare io potrei parlare per un pezzo. E il commendatore non lo sopporterebbe, perciò... Alzo il bicchiere, commendatore. Al commendator Cestelli, che dopo 25 anni di matrimonio è un marito perfetto. Gli auguri più semplici sono i migliori, commendatore. Perciò 200.000 di questi giorni e io non ho altro da dire. Ah, sì? Sì. E allora adesso tocca a me a fare i brindisi, no? Giovanotto, grazie. No, grazie delle belle parole che ha detto, del brindisi che ha fatto. Pure sì, 200.000 giorni per me sono tanti. Eh no, sono troppi. Troppi. Io mi accontenterei anche di 100.000, va bene? Ma che matto? Che se va a corcia la vita, commendatore? E allora tagliamo il male a metà. Facciamo 150. Ci rimetto, commendatore. Ah, sì? E mi sta bene 200.000. Anche perché è vero che quando ha bisogno di qualche stacco d'abito si serve da me. Riccardo. Ma sai che gli dico? Che quando uno dice 200.000 per me è sempre un gran figlio... Ma sei diventato matto? Quello te sta a fare gli auguri. Che t'ha preso?